la posizione, questa posizione di mediazione, no? Il ruolo dell'architetto, tutta questa dinamica. Io ritorno sempre alla politica, cioè una mediazione efficace, e per efficace intendo dire una mediazione che superi, diciamo così, gli interessi personali o ritorni invece a quello che faceva prima il comune, cioè imporre un progetto dall'alto, cioè quindi strumentalizzare poi queste dinamiche di socialità, eccetera. L'unico modo per farlo in modo disinteressato, cioè, è mettersi nei panni non tanto dell'architetto, ma quanto dell'interlocutore come persona. Quando noi abbiamo occupato Ararat con i curdi, non è che abbiamo detto noi siamo gli architetti e voi siete i rifugiati. Abbiamo detto noi chi siamo? Noi siamo un gruppo di studenti che viene da degli studi sbagliati, che ci hanno dato degli strumenti sbagliati, che ci hanno segnato che la città si pianifica, la città si costruisce facendo dei progetti bellissimi, eccetera, eccetera. Ma poi di fatto quello che fa la città è l'abusivismo, è l'emergenza, è l'intervento rimediato dalla politica, impastrecciato, eccetera, così come dalla persona che ha bisogno di un posto dove abitare e si costruisce una casa. Ecco, noi veniamo, quindi eravamo un gruppo di architetti, diciamo così, esuli, in esilio da una pratica di urbanistica, di architettura impraticabile. Allora, una cosa è la solidarietà e una cosa è la multiculturalità. Ovviamente le due cose possono convivere, ma per quanto riguarda la solidarietà, credo che ritorniamo a quello che ti dicevo prima, cioè non c'è solidarietà se non c'è quella presa di posizione politica, cioè se non ci si mette in gioco, perché se no diventa soltanto beneficenza. Cioè io strumentalizzo gli ucraini, i curdi, i siriani, eccetera, per fare la mia azione politica, occupare una casa, far vedere che faccio del bene, eccetera eccetera. Ed è solidarietà questa spicciola, cioè la solidarietà che non mi interessa. Altra cosa invece è la solidarietà del dire io riconosco che tu non hai più dei diritti e quindi mi associo, mi condivido con te questa battaglia, perché penso che sia importante che tu abbia questi diritti anche per me, come diceva Voltaire, no? Cioè io non sono ebreo, però penso che in quel processo famoso dice io non condivido la tua religione, non condivido, però condivido il fatto che tu abbia il diritto di professare la tua religione, perché la società sia più libera, perché quella libertà favorisce anche la mia libertà in generale, no? Allora ecco, appunto, quando la solidarietà diventa un riconoscere i diritti dell'altro perché ci servono, cioè è inutile che facciamo finta che i nostri interessi non siano gli interessi degli altri, no? E poi invece facciamo solo i nostri interessi, invece mettiamo bianco su nero, cioè definiamo su quali basi ci sono i punti di incontro, di condivisione, e poi facciamo una battaglia di occupazione comune, eccetera. Però diciamocelo, cioè riconosciamocelo. Per me non c'è né solidarietà da questo punto di vista, né volontariato, pure un'altra cosa che sono contrario, perché il volontariato è uno strumento che utilizza la politica per muovere delle energie senza spendere una lira.
mentre invece questi progetti devono essere finanziati e le persone che ci lavorano devono essere retribuite, perché è una forma di riconoscimento del lavoro che fanno rispetto alla società. E poi per quanto riguarda invece il discorso della multiculturalità, è fondamentale, cioè quello è l'unico futuro possibile.